Gli oggetti degli anni 70-80 rari che oggi valgono una fortuna. Light Bright è uscito nel mercato per la prima volta nel 1967. Questo gioco ha tenuto i bambini occupati per interi pomeriggi, intenti a inseguire le loro composizioni fosforescenti che fossero disegni o messaggi da lasciare come su una bacheca. Consiste in una scatola che grazie a dei piccoli pioli di plastica è possibile creare immagini o scritte. È un oggetto giocattolo molto raro da trovare, ma se ne possiedi uno, il suo valore di mercato oggi può arrivare fino a 200 euro. Questo orsetto forse lo conosci già, con il nome di Teddy Ruxpin, fu introdotto negli anni 80 ed era uno dei primi giocattoli animati che parlava ed interagiva con le persone. Teddy muoveva la bocca e gli occhi, rispondeva grazie ad una videocassetta collocata sul retro della schiena. Oggi vale circa 500 euro. Questo orologio calcolatrice Casio negli anni 80 era diventato un accessorio essenziale molto usato. Il prodotto era di ottima qualità. Proveniente dal Giappone, la Casio commercializzò per prima al mondo la prima calcolatrice compatta ed elettronica da polso. Di fatto era un microcomputer da polso. I modelli successivi furono in grado anche di archiviare e memorizzare fino a 10 numeri di telefono e creare una propria rubrica telefonica. Oggi uno di questi orologi originali dell'epoca può valere fino a 900 euro. Uno dei primi esemplari di computer marcata Apple fu Lisa, la pietra miliare per quanto riguarda l'epoca del computing e dell'informatica. Lanciato all'epoca al prezzo record di 9.995 dollari, circa 50.000 euro di oggi, aveva un megabyte di RAM, due floppy disk. Inoltre riusciva ad utilizzare un disco rigido esterno da 5 megabyte. Lisa veniva utilizzato principalmente per impaginare documenti. Oggi se ne hai uno in casa, ti può valere anche 9.000 euro. Pong è stato uno dei primi videogiochi usciti in commercio al mondo. Nato nel 1972, ideato per fare concorrenza all'intrattenimento degli apparecchi televisivi. Di fatto, era un televisore dentro una cabina. Ti permetteva di giocare al tennis tavolo in grafica bidimensionale. L'obiettivo era di colpire la palla, rappresentata da un quadratino, e rispedirla nell'altra racchetta. Permetteva la funzione multigiocatore fino a due giocatori. Il valore di oggi è pari a circa 14.000 euro.